La crisi migranti tra Bielorussia e Polonia, l'Unione Europea prepara sanzioni, Lukashenko minaccia di staccare il gas, migliaia di persone in un limbo di incertezza e di paura. Gli inviati Matteo Alviti e Stefano Belardini. Vuole chiudere il rubinetto di uno dei gasdotti che riscaldano l'Europa, il presidente bielorusso Lukashenko. Se Bruxelles dovesse procedere con nuove sanzioni, interromperemo il transito di gas russo verso l'Unione. Si accendono i toni in questa guerra ibrida tra Minsk e l'Europa, combattuta usando i migranti come armi. Migliaia sono ancora intrappolati alla frontiera, al gelo, senza cibo né acqua, mentre la crisi rischia di estendersi a Lituania, Lettonia, Ucraina. Mosca lascia volare i suoi caccia sui confini bielorussi e nega di sostenere Lukashenko. Falso, secondo il Cremlino, che aerei della nostra Aeroflot abbiano trasportato migranti a Minsk. Eppure in Polonia alcuni raccontano di essere passati per Mosca, di aver letto sui social che le ambasciate bielorusse concedevano visti per arrivare in Europa. Taher è partito da Damasco con quel miraggio. Sembrava facile, è rimasto intrappolato in un inferno. Picchiato dai soldati bielorussi, arrestato in Polonia e rispedito indietro senza nemmeno una verifica sul suo diritto all'asilo. Ancora violenze tra Bielorussia e Lituania, dove lo avevano spinto i militari di Minsk. Solo all'ennesimo tentativo si salva e arriva in questo centro polacco a Bialystok. Ora sogna di poter vedere l'Italia. Amo il vostro paese, ci confida sorridendo. Torniamo a parlare della pandemia. In Germania